Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio al laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni autobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque. Via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Professionalità, disponibilità e cortesia, qualità dei servizi e dei prodotti. Cercolor, a Finale Miglia è tutto questo, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e accessori per la tua casa delle migliori marche. Il fondatore Andrea Filippini e lo staff di Cercolor sapranno consigliarti il meglio per la tua casa. La SPAL è il proprietario Colombarini a 100, ospite di Michele De Carli dell'agenzia Allianz di Ferrara, ora anche a 100, di Marco Rabboni. Sembrava una inaugurazione come tante altre avvenute di recente. Un buffet pantagruelico, i notabili della città presenti per salutare l'avvio di una nuova realtà produttiva e di servizio come Allianz Assicurazione, che in questi ultimi anni ha assorbito altre sigle assicurative come la Lloyd Adriatico, da anni gestita a 100 da Giulio Gozzi. Da qualche tempo è entrata nell'orbita di Allianz, colosso assicurativo internazionale, e proprio negli uffici ex Lloyd Adriatico ha aperto la sede centese dell'agenzia Allianz di Ferrara, gestita, come dicevamo, dal dottor Michele De Carli. Già si era capito qualcosa della sorpresa che da lì a poco il dottor De Carli avrebbe alzato il sipario, con la presenza nei locali della sede di 100 di alcuni imprenditori della zona di 100, noti alle cronache ferraresi per aver legato il proprio marchio alla squadra di calcio di Ferrara. La gloriosa SPAL, come Tassi Group, main sponsor della formazione ferrarese, o da Polonia Costruzioni e altri. La SPAL proprio in queste settimane festeggia i suoi 110 anni di vita, entrando nel novero delle formazioni calcistiche italiane con alle spalle una storia lunga oltre un secolo. Ed è proprio questa la sorpresa di De Carli agli invitati, la presenza di una delegazione di giocatori della SPAL neopromossi in Serie A dopo 49 anni d'assenza, accompagnati dal proprietario Simone Colombarini. Un'occasione che non potevamo non cogliere noi di TC100 Web TV della piattaforma taccuinocentese.it, e in pochi minuti abbiamo organizzato, con la gentile disponibilità del dottor De Carli e naturalmente del dottor Simone Colombarini, con i suoi ragazzi, un'esclusiva intervista e dell'ultima parte molto divertente. Ma andiamo a vedere cosa è successo. Michele De Carli insieme qui a 100, nella nuova sede Allianz di 100, ma è una novità importantissima, insieme anche a una delegazione della SPAL accompagnata dal Simone Colombarini. Proprietario della SPAL. Proprietario della SPAL. No, la delegazione della SPAL è venuta solo come piacere personale per l'amicizia che ci lega da tanti anni con l'ingegner Colombarini, che è cliente di Allianz, tengo a precisare, per cui ha fatto una cosa graditissima, è voluto venire a vedere la sede, con la nuova sede, a partecipare a questa giornata accompagnato dai suoi atleti, collaboratori e quant'altro. Ecco, Colombarini, siamo nella città del Guercino, la SPAL sta vivendo un momento importante, sportivamente parlando. Ecco, cosa si sente di dire in una città così artistica, anche perché la SPAL si appresta ad avere un anno, diciamo così, importante, vogliamo dire, deve cercare un'opera d'arte per riuscire a rimanere in Serie A.
Beh sì, sappiamo che rimanere in Serie A per noi è l'obiettivo di quest'anno e sono convinto di avere le carte in regola per farcela. Oggi siamo qui a Cento, un po' al di fuori di quello che è il nostro territorio abituale, ma la SPAL gode di un numero di tifosi anche fuori dal proprio comune, qui a Cento so che ce ne sono tanti, poi così come mio amico Michele ha deciso di espandere la sua attività venendo ad investire qui a Cento, anche noi siamo convinti di poter trovare qui tifosi e perché no anche sponsor per aiutarci a raggiungere questo obiettivo. Ecco, possiamo chiedere qualcosa ai ragazzi, si conoscevano a Cento, insomma, ecco, a ruota libera, senza nessun, diciamo così, impegno. Ma sinceramente non ero a conoscenza del posto, sono nuovo, sono arrivato quest'anno a Ferrara, quindi non era conoscenza, però ho piacere come tutti noi essere qui oggi per festeggiare questa nuova collaborazione tra Allianz e la SPAL che sicuramente porterà dei bei frutti per entrambi. No, vabbè, come ha detto lui, insomma, alla fine per noi è sempre un piacere essere a contatto con i tifosi, con nuovi potenziali sponsor. Il nostro lavoro è anche fuori dal campo, non è soltanto di rappresentanza, vogliamo dire. Assolutamente, no, noi abbiamo sempre piacere a farci vedere, a comunque essere d'aiuto, essere parte della SPAL, a rappresentare la SPAL. Anche perché, come diceva Colombarini, anche a Cento ci sono tanti tifosi della SPAL, anche se qualche anno fa ci ha visto contrapposti in campionati importanti. Sì, siamo convinti anche noi che finché si è rivali sul campo quando si gioca nelle stesse categorie è normale che una sana rivalità sportiva ci sia, soprattutto tra paesi o città vicine. Oggi la storia dice altre cose, la SPAL finalmente dopo 50 anni è riuscita a tornare in Serie A e per questo motivo può godere di un certo numero di tifosi anche che continuano a tifare per la squadra del proprio paese, come sono convinto faranno i centesi. Benissimo, ringraziamo. Do you think about Cento? You know the country and what do you think about Allianz, the SPAL and the partnership of our society with the sponsor? Okay. In Italian, please. Prima question. Molto bene. Molto bene. Grazie. SPAL in italiano. Bellissimo. Ferrara, molto bene. I like it a lot. I'll try in Italian. But I like Ferrara a lot. It's a nice city. A lot of nice people. You know, I'm very welcome since I come here. So I like the city a lot. Even though that Sweden won against Italy, the people still. Oh my! But yes, I like to see that a lot, and I'm happy to be here. Traduco? Pa ha detto che gli piace molto Ferrara e trova delle analogie con la Svezia. Almeno credo, il mio inglese non è purtroppo a grandi livelli. Io almeno l'ho capita così. E sta molto bene qua. È molto contento di essere qui e vorrebbe che your rapport with SPAL continue to go along with time. Yes. E che vorrebbe rimanere qua ancora a lungo. Noi amici vi salutiamo qui dopo questa esclusiva e vi diamo appuntamento ai prossimi servizi dello sport di TC100 Web TV e rinnoviamo i nostri auguri per un proficuo e sportivo 2018. Ciao ciao!